Nel secondo video tutorial di AeroWord vediamo come possiamo parametrizzare la nostra applicazione per le nostre esigenze. Andiamo su Strumenti, Preferenze generali. In questa mappa troviamo una serie di valori, di parametri che possiamo ovviamente modificare ed adattare. Attenzione! La modifica delle preferenze generali, cioè dei parametri di configurazione del sistema, una volta accettate con OK, non sono immediatamente attive. Per far sì che il mio sistema risenta di queste variazioni, devo prima chiudere AreaWorld e poi riaprirlo. Vediamo adesso quali sono questi parametri. Il primo valore è la dimensione dei pittogrammi. Quando apro AraWorld io ho un simbolo con una certa dimensione che è rappresentata come valore di default a 100. Posso aumentare questo valore e lo posso intendere come una percentuale in modo tale da renderlo più visivamente più grande rappresentato nel mio schermo, nella mia tabella online. La dimensione del pittogramma viene estesa anche alla fase di esportazione in JPEG piuttosto che in PDF. Questo fa sì che viene influenzata anche l'impaginazione del documento in stampa. Un consiglio è, nel caso volessi produrre delle tabelle relativamente grandi, ad esempio per manifesti o attività del genere, consiglio di aumentare la dimensione del pittogramma, in quanto più alto è questo valore, migliore sarà la risoluzione in stampa del mio documento. Il secondo parametro è lo spessore dei bordi. Questo parametro è stato introdotto nella versione italiana di AraWorld. In pratica posso decidere qual è lo spessore della cornice all'interno del quale viene inserito un simbolo. Posso anche decidere, scegliere di non inserire il simbolo in un riquadro, in un bordo, attribuendo il valore 0. Il valore dello spessore dei bordi è definito in pixel. A seguire ci sono due parametri relativi al linguaggio. Il primo è il linguaggio dell'applicazione, cioè dell'interfaccia utente di AraWorld, i menu, i messaggi di sistema e quant'altro. Il secondo è il linguaggio del documento. Posso scrivere, cioè, il mio testo in lingue diverse e associarle ai simboli corretti. Facciamo degli esempi. Adesso scriviamo il mio cane in italiano. Scritto, proviamo ad andare in inglese e scriviamo il mio cane è. Andiamo in spagnolo e scriviamo il mio cane torniamo in italiano abbiamo dimostrato che i campi di applicazione di AraWorld sono molteplici. In questo caso un semplice modo per insegnare ed apprendere le lingue. Fonte del testo. Posso scegliere il font che ritengo più appropriato, lo stile e la dimensione. Colore del testo. Ovviamente posso indicare qual è il colore delle parole. Il colore del riquadro è una funzionalità introdotta in AraWorld ITA.
ci consente di indicare qual è il colore preferito per il bordo in modo tale da renderlo più o meno evidente. Posizione del testo sotto o sopra il pittogramma. Text to speech. In questo parametro devo indicare su quale piattaforma sto usando Ara Word. Linux, Windows o Apple. È indispensabile per poter attivare la sintesi vocale. Ricordatevi, dopo aver salvato i parametri, di chiudere Ara Word e riaprirlo per rendere consistente la variazione.